Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse, fosse la prima volta qui sul canale, mi chiamo Leonardo, ho 23 anni e sono un fotografo e videomaker professionista. Mi occupo principalmente di moda, ritratti e fotografia di prodotto, fotografia commerciale. Oltre a questo, sono docente di fotografia digitale, quindi per qualsiasi dubbio, perplessità o altro, potete contattarmi su Instagram o alla mail. Per qualsiasi dubbio, cercherò insomma di rispondere alle vostre domande. Vi lascio qui sotto quindi link di Instagram per seguirmi e trovare tutti i ritratti e i contenuti che produco, non commerciali, perché la parte commerciale la tengo sul sito web che linko sempre qui sotto e su una pagina Instagram che si chiama wth.studio, what the hell studio sarebbe, e lì pubblico qualcosina un po' a sprazzi, però insomma cerco di tenere tutta la parte commerciale e dei clienti sul sito. Di cosa parliamo oggi? Allora, Ambitful mi ha inviato, è stato gentilissimo, mi ha inviato un loro prodotto molto particolare, molto interessante, che ora vi mostro, e mi ha chiesto di farne una recensione. Premessa, lo so, è un pochino presto, avete visto le storie su Instagram, non è da molto che mi è arrivato il prodotto, infatti la mia idea è quella di portarvi una recensione a breve termine, quindi una recensione per utilizzo nel breve termine. E una recensione più avanti per aver modo, insomma, di utilizzarlo, capire realmente se i pro sono pro e i contro sono contro e darvi un'altra recensione e dei consigli, magari anche su Instagram, molto più veloci, di modo da capire se è un ottimo prodotto o meno. Che cosa mi ha inviato Ambitful? Mi ha inviato uno snoot ottico o proiettore. Un attimo che lo prendo. Questo qui. Prima di spiegarvi cos'è e come funziona, vi mostro un attimo cosa vi inseriscono e cosa troverete dentro il pack. Questo lo mettiamo un attimo da parte e prendiamo la prima cosa più importante. Libretto di istruzioni in cinese e giapponese. Questo direi che penso sia l'oggetto più utile all'interno del pacco. Supporto per piastrine. Dopo vedremo bene, insomma, cosa servirà. Comunque, supporto per piastrine. Oltre a questo, viene incluso ovviamente il pezzo più interessante, una scatoletta contenente gelatine colorate e le lastrine di acciaio inossidabile. Questa è quella delle tapparelle, per esempio. Poi ci sono tante varie forme, c'è quella delle piante, c'è quella della finestra con i quattro quadrati. Ce ne sono tantissime, non le ho contate quante sono, però ce ne sono veramente tante per creare tanti effetti. Questo è tutto ciò che viene incluso all'interno del pack. Ora vediamo però a cosa serve, come si utilizza. Intanto è interessante il fatto che lui arrivi. Intanto, come è strutturato il prodotto? Aspetta, piano. Vabbè, tappo. Va bene, tappo, obiettivo, ghiera di messa a fuoco. Com'è strutturato dopo l'obiettivo? C'è questa parte metallica collegata con delle viti e dei supporti, che dopo vi spiego a cosa serviranno. Questa struttura tonda e bucherellata che serve a dissipare il calore. E questa parte qui, che è la stessa di fronte, quindi con tre viti di supporto, però con attaccato l'innesto della nostra luce fonte di illuminazione. In questo caso qui c'è l'innesto Bowens. La cosa interessante che volevo dirvi è il fatto che io possa rimuovere la staffa Bowens, quindi l'adattatore Bowens, con queste viti e potergli inserire l'innesto Profoto, Broncolor, quello che vogliamo. Quindi questa cosa è molto interessante perché se noi dopo abbiamo un'altra tipologia di illuminazione, quindi Broncolor, Profoto, quello che vogliamo, possiamo andare a comprare semplicemente l'innesto, l'adattatore, la staffa e possiamo inserirla su questo qui senza dover comprare tanti snoot, tanti proiettori diversi. È una cosa molto interessante questa. Comunque, a cosa serve questo aggeggio? Allora, serve a intensificare la luce, è un proiettore a tutti gli effetti. Qui dentro sono inserite quindi delle lenti, qui c'è un obiettivo, delle lenti che permettono di incrementare la potenza della nostra luce. Oltre a questo è un sagomatore. Come funziona? Sagomatore di luce e cosa significa? Significa che noi potremo andare ad inserire dei supporti, questi, dove andremo a inserire a sua volta le lastrine, quelle sagomate, e potremo andare a sagomare la luce.
vi mostro come si fa. Si prendono le piastrine. Adesso prendo la prima che capita, giusto per farvi capire. Si prende la piastrina. Se notate il supporto, madonna che capelli che ho, il supporto ha delle alette. Su queste alette andrà inserito, qui la lastrina ha anche delle freccette, non so se si vedono, sì, si vedono dei puntini, che indicheranno il verso di inserimento sulle alette e sul supporto. Adesso lo giro per farlo, perché sennò... Inserita la lastrina, prendiamo il proiettore, tra queste viti qui, vediamo se riesco a avvicinarmi. Vedete, queste viti qui hanno un solco dove noi potremo andare a inserire, infilandolo, il nostro supporto per lastrine. Resterà bello incastrato. E cosa farà? La luce attraverserà il nostro cono snoot e verrà sagomata con la forma della lastrina scelta da noi. Gli utilizzi principali, molto interessanti, possono essere quelli dello still life, quindi per ricreare degli sfondi, delle situazioni magari creative. Ad esempio, se abbiamo un prodotto che riprende lo stile giapponese, potrebbe essere interessante utilizzare un sagomatore sullo stile giapponese. Quindi che può ricreare magari delle piantine, l'ombra di alcune piante, delle tapparelle, quelle, gli scorrevoli di legno. Adesso a me viene in mente questo per il Giappone, però è molto interessante per la fotografia di prodotto proprio per questo motivo, per ricreare delle situazioni sullo sfondo molto interessanti. Altro ambito di utilizzo può essere quello del ritratto, e vi faccio scorrere qui delle foto dove l'ho utilizzato per ricreare degli sfondi interessanti o addirittura per dipingere la luce sul soggetto. Come in questo caso, per esempio, la tapparella possiamo utilizzarla proiettata sia sulla modello o direttamente sullo sfondo. Oltre a questo, una cosa interessante è il fatto che abbia una ghiera uguale a quella di un obiettivo, che è quella della messa a fuoco. Ci permetterà, adesso si è allungato troppo, lo richiudo, ci permetterà di mettere a fuoco la sagoma che stiamo proiettando sullo sfondo, sulla modella o quello che vogliamo, di modo da avere delle ombre nette o più morbide. Vi parlo adesso dei pro e dei contro che ho riscontrato in questo breve periodo di utilizzo. Partiamo dai contro. Allora, come contro ho riscontrato il fatto che non venga consegnato e spedito con una custodia, non ha una sua custodia, dovete comprarla voi. È una cosa un po' rognosa, perché se lo portate in giro potrebbe rovinarsi, potrebbe danneggiarsi, insomma, non è il massimo. Altra cosa che non mi è piaciuta troppo è il fatto che le gelatine non so come applicarle sullo snoot. Perché? Non mi è arrivato, perché ho sentito dire da alcune persone che dovrebbe arrivare con un supporto per le gelatine. Cosa che a me non è arrivata. Non so se è per il discorso dei prodotti in prova, dei prodotti test, però non mi è arrivato questo supporto. Un altro contro è il fatto delle gelatine che a potenze elevate di luce si sciolgono. Io l'ho utilizzato solamente sul Godox SL100D, quindi 100 watt di potenza, non è successo nulla. Come vi dicevo prima, non ho il supporto per installarle, però le ho incollate sopra con dello scotch. Non è successo nulla con i 100 watt. Non vorrei che con i 200-300, avendo sentito dire altre persone, si sciolgano. Non è il massimo, però è anche vero che è un pezzo di plastica, quindi si butta via, si cambia e felici tutti. Un altro contro è il fatto che è... vabbè, vogliamo proprio metterlo come contro, il fatto che è leggermente più pesante dei suoi competitors, quindi Profoto, Broncolor, eccetera. È una cazzata, però ho voluto metterla dentro giusto perché è un dato di fatto, però io non ho il sentito di questo fattore negativo, anche perché io l'ho installato su un cavalletto abbastanza resistente, che potrei mettervi anche qui in descrizione. Sono molto interessanti, sono della Newer, non costano molto e sono comodissimi, e regge benissimo, cioè non è pesante, non tira. Insomma, è leggero. Un'altra cosa che ho comunque voluto inserire è il fatto delle istruzioni solo in cinese e giapponese, che è un pochino assurdo. Potrebbero metterle almeno in inglese, di modo che se qualcuno, insomma, proprio non ci capisce nulla, legge le istruzioni, capisce al volo. L'ultimo contro è il fatto che l'obiettivo non è intercambiabile.
Quindi cosa significa? Che potrà proiettare la nostra immagine sempre alla stessa distanza. Altri marchi hanno l'obiettivo intercambiabile e insomma è più comodo. Non è una cosa che incide tantissimo, anche perché se realizzate delle fotografie magari di gruppo ha senso, o comunque molto, state molto distanti. Altrimenti se fotografate un soggetto, due soggetti o un prodotto, non ve ne può fregare di meno, e questo obiettivo va benissimo. I pro sono il fatto che costa, mi pare, 260 euro. Quello dei marchi più fighi tipo Profoto, Broncolor, sta sui 1000 e passa. Questo a livello di prestazioni è paragonabile al 100% agli altri marchi. Lo dico perché ho avuto modo di provare Broncolor e non c'è alcuna differenza, l'utilizzo è quello e funziona benissimo. Non ne vale la pena di spendere 1000 euro per un prodotto che fa la stessa cosa a 260 euro. Adesso non mi ricordo il prezzo esatto, però siamo lì. Si parla di 750 euro di differenza, che non sono pochi, che si possono investire benissimo in altra attrezzatura. Un'altra cosa molto interessante è il fatto dei materiali molto resistenti, che ho trovato veramente interessanti, legati a un altro pro, il fatto del calore, della dissipazione. Dei materiali molto resistenti e che allo stesso tempo dissipano molto bene il calore. Se dovete cambiare modificatori di luce molto spesso, potete andare a prenderlo con le mani, non scotta. Io ovviamente l'ho utilizzato sul 100 watt, non so se sui 400-500 watt potrebbe scaldare, non lo so, provate. Comunque, come vi ho detto, è una recensione in breve tempo di utilizzo, perché voglio riuscire a fare un confronto nel breve tempo di utilizzo e nel lungo termine. Altro pro è il fatto che, come vi avevo detto all'inizio, si possa montare un altro supporto barra staffa di altri marchi, quindi Profoto, Broncolor, Bowen Sage Shoe, Elinchrom, eccetera. Questi sono i pro e i contro che ho riscontrato fino adesso. Mi prendo almeno 3-4 mesi per utilizzarlo bene, anche perché una cosa molto interessante che non ho provato è il fatto che le luci flash, perché io l'ho provato solamente sulla luce continua, le luci flash hanno bulbo e luce pilota. La luce pilota è molto lunga e la copertura del bulbo e della luce pilota è altrettanto lunga. Questo cosa significa? Che lo snoot ha un tot di spazio qua dentro. Non vorrei che, inserendo il flash, vada a toccare qui e non ci stia, soprattutto per flash magari di potenze un pochino maggiori. Io ce li ho da 400 watt, però magari il flash da 600, 800, 1200 magari non ci sta. Questa è una cosa che dovrei provare e poi vi farò sapere più avanti. Spero sia stato interessante, che vi sia stato d'aiuto. È un ottimo prodotto, veramente, come vi dicevo, è un ottimo prodotto, però aspetto un attimo a vedere in questi mesi qua cosa succede, cosa riscontro, di se ci sono altre cose negative, altre cose positive, e vi porterò un'altra recensione. Continuate a seguirmi qui sul canale, su Instagram, per restare aggiornati quando pubblicherò un nuovo video, e niente, ci aggiorniamo.